nonostante le difficoltà, come diceva prima il Presidente, che purtroppo non risparmiano nessuno, riescono comunque a mantenere viva questa tradizione, questa ricorrenza che appunto ha raggiunto 32 anni e direi che non è poco. Ed è bello vedere che appunto, nonostante siano passati tanti anni, ci sia sempre rinnovamento, ci sia la voglia dei giovani di far parte di questa che è una tradizione per il Paese. E questo penso sia importante. Purtroppo i tagli costringono a fare delle scelte e in questo l'avevo già detto l'anno scorso, ma mi ripeto, non perché non sappia cosa dire, ma perché ci credono veramente, la nostra amministrazione ci crede. Abbiamo trovato nella Proloco comunque delle persone disponibili al confronto e all'incontro, quindi quando ci si trova di fronte alle difficoltà ci si trova e si decide come affrontarle. Con loro ci siamo parlati, abbiamo fatto delle scelte insieme. E quindi non solo nell'occasione del carnevale, ma durante tutto l'anno la Proloco ci dà l'occasione di trovarci, stare insieme e di fare dei momenti di festa, di gioia per tutte le età e per tutti i cittadini. Quindi l'invito che faccio, l'ho già fatto e mi ripeterò sempre, di stare vicina alla Proloco, di stare vicini alle associazioni, perché questo è quello che fa la differenza. A volte le persone che non abitano in paese dicono: siete fortunati, a Bosconero avete tante iniziative. Non è fortuna questa, è la volontà di tante persone che si danno da fare e che dedicano il proprio tempo, a volte trascurando magari la famiglia, per il bene del paese. Quindi davvero chiederei un grande applauso alla Proloco perché continua a organizzare.